Perché non vai a parlarle? E cosa gli dico? Mi conosce appena. Ma non siete nello stesso gruppo di musica? Sì, ma io sono l'ukulele e non è esattamente uno strumento che fa colpo sulle ragazze. Guarda che non ci vuole molto con le ragazze. Facile per te, ti vanno tutte dietro. Tempero è imbranato quanto te. Grazie. Non era per offenderti, dai. Anzi, sono qui per offrirti il mio aiuto. Oggi è il tuo giorno fortunato. Ti insegni a rimorchiare? Meglio, meglio. Voglio lasciarti la mia eredità. Stai per morire. Ma dai, no, scemo, vieni con me. Adesso, dove? Quello che sto per mostrarti deve rimanere un segreto, ok? Senti, non voglio casini, magari lo mostra qualcun altro, eh? Piantala di fare il fifone, dai, che dopo mi ringrazierai. Prometti solo di non dirlo a nessuno. E va bene, te lo prometto. Ammira, questo è il salvatempo. Questo coso? Questo può sembrare un giocattolo, ma non lo è. Mettiti comodo, perché sto per raccontarti una delle storie più incredibili del nostro liceo. Molti anni fa, in questa scuola, ci furono tre studenti dalla mente geniale. Un giorno inventarono il salvatempo, un marchingegno capace di fare una specie di salvataggio partita, come nei videogiochi. Qualsiasi azione fatta dopo aver schiacciato il pulsante verde poteva essere cancellata se si schiacciava poi il pulsante rosso. Come se tu ricaricassi una partita dopo essere morto nel gioco. Solo chi era nella stessa stanza del salvatempo aveva memoria di ciò che era accaduto. Presto però scoprirono che il salvatempo aveva un difetto. La durata del salvataggio era di soli 15 minuti e si poteva salvare una sola volta al giorno. Non avrebbero di certo potuto cambiare il corso della storia in così poco tempo. Così, afflitti e delusi, abbandonarono il progetto. Uno studente di quinta trovò il salvatempo e lo usò per scopi meno altruistici, diciamo. Da allora questa eredità viene passata da uno studente più grande a uno più piccolo, in modo che la conoscenza non si perda. Ti aspetti davvero che io ci creda? Beh, nemmeno io ci credevo, finché non ho provato. Ok, fammi capire bene. Se ora schiacci quel pulsante verde, puoi fare qualunque cosa nei prossimi 15 minuti, che tanto verrà cancellata? Beh, funziona soltanto se premi il pulsante rosso dopo. Però sì. Dimostramelo. Ok. Andiamo. Cercavo. Ciao Donardo. Prof, volevo soltanto dirle una cosa. Che era una grandissima testa di cane. Sì, sì. E insegna malissimo. No, lasciami dire. Si veste come se fossimo nel 1900 e siamo nel 2015. No, 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 lasciami dire. Le verifiche di matematica le ho copiate tutte. Tutte, dalla prima all'ultima, dal mio compagno di banco. No, basta. Ho preso 8 in tutte, ma dovrei avere 2 perché la matematica per me è arabo. Non Andiamo. Capisco niente. E tra l'altro la matematica mi fa schifo. Andiamo. Donardo! Ma sei impazzito! Via, via! Adesso vedrai. Salve, prof. Ciao, Donardo. Come sta bene oggi?
Ah, grazie Gianardo. Arrivederci. Ciao. Non ci credo. Sei un mito. Come hai fatto a tenere nascosto salvatempo per tutti questi anni? Vedi caro Alessio, ho messo un cartello che avrebbe tenuto alla larga qualsiasi studente. Ok, ho capito come funziona, ma come aiuterà questo coso con Cristina? Beh, hai un tentativo al giorno per provarci con lei senza nessuna conseguenza. Non mi sembra male. Ok, ma come faccio? Non so come ci si prova con le ragazze. Senti, ho già fatto abbastanza. Chiedi ai tuoi amici. Allora, idee? Alle ragazze di solito piacciono i dolci. Perché non le porti un pasticcino? Lo troverà un gesto tenero. Per me? Che carino. Grazie, solo che sono allergica ai latticini. Ah. Per me? Che carino. Sei veramente dolce, solo che sono celiaca. Ok. Ma no, aspetta. Cos'è successo? Niente domande. Hai fatto bene a rivolgerti a me. Sono un esperto. Prova la tattica del cowboy. Cioè? E vai là col cappello, col cinturone, un bel sigaro. La guardi e gli fai... Ehi, hai mai baciato un cowboy? Se dice di no, è fatta. È geniale. Scopri qual è il suo libro preferito e fatti trovare a leggerlo. Sono sicura che apprezzerà. Questa mi piace come idea. Anche tu lo stai leggendo? Parlavi con me. Scusa, ero assorto nella lettura. Sai, io adoro leggere. Non è incredibile Katniss? Sì, è il mio eroe. Vorrei essere come lui. Katniss è la protagonista femminile. Ah, davvero? Potevi almeno leggerlo il libro. C'è persino il film. Anche tu lo stai leggendo? Sì, continua a stupirmi. Non mi aspettavo proprio che Mads morisse. No, non dovevi dirmelo, non ci sono ancora arrivata. No, scusami, non volevo. Idiota. Scrivile una poesia. Alle donne piacciono i ragazzi romantici. No, per favore, Luca, per favore. Cristina mia. Luca, per favore, dammi. Il tuo affetto mi preme. I tuoi occhi, dai, i denti e fuggitive. Le dolci lode e le tue bionde chiome. Ma siamo nello piacere. Vediamo un po' chi è sto poeta. Alessio della terza C. Sapevo che saresti tornato. Ho una tattica nuova. Si chiama tattica Jedi. Fammi indovinare, va da lei e le fai... Hai mai baciato uno Jedi? Te l'avevo già detta, eh? Prova con un trucco. Alle donne piace la magia. Cantale una canzone. Sportivi. Alle donne piacciono gli sportivi. Senti, ma la tattica del clown te l'ho già detta. Basta tattiche, le dirò chiaro e tondo che mi piace. Allora, Cristina, ti amo. No, è esagerato. Cristina, mi piaci, sì. Cristina, mi piaci. C'è una verifica di fumata. Che figura.
funziona. Davvero? Zanardo, proprio te cercavo. Oh, cacchio.